Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con il Laboratorio Salute, il nostro salotto Zen, dove noi ogni settimana coltiviamo tutto ciò che fa bene al corpo, alla mente, allo spirito e anche all'anima. Sicuramente questa sarà una puntata molto spirituale, visto che stiamo vivendo questo periodo dell'anno che è proprio così, e lo facciamo dedicando appunto tutta l'intera puntata a questo momento. Lo facciamo con due ospiti che sono qui con noi in studio. Presento subito la dottoressa Sandra Aprini. Buonasera e ben ritornata. Noi ci siamo già conosciute, ma la ripresento. Psicoterapeuta, psicologa, naturopata e specializzata in aromaterapia. E in realtà lei ha fondato la psicoaromaterapia. È veramente molto molto brava. Le chiedo innanzitutto come sta, ben ritornata. Sto bene e sono molto felice di essere qua con voi questa sera. Sì, questo amore per l'aromaterapia nasce un po' da sempre nei profumi di casa mia, diciamo. E mi fa sorridere che lei dica ha fondato la psicoaromaterapia. In realtà è una cosa che è nata molti anni fa. Però e lei sì, mi diciamo ha fatto che, una buona materia. Sì, diciamo che sua. È la mia essenza e quindi ho voluto dedicare un libro anche alla psicoaromaterapia perché... Ce la fa, no? Esatto, sì. E ritengo che sia un valido sostegno, un valido aiuto nella consulenza psicologica. E è la cosa che mi ha colpito di più, diciamo, nei miei primi studi sull'aromaterapia, perché sappiamo benissimo che gli oli essenziali sono quelli che comunicano direttamente con la parte primitiva, sensibile della persona e quindi attiva ricordi, attiva immagini, attiva associazioni, emozioni, per cui va a contattare quella che io chiamo la biblioteca interiore della persona. Quindi sì, diciamo che è una cosa che secondo me ha un lato scientifico, ovviamente parliamo di biochimica, parliamo di efficacia terapeutica di un olio essenziale, ci sono molti studi scientifici, ma c'è anche un aspetto energetico che io amo tantissimo e stasera ci occuperemo più di questo aspetto energetico, visto appunto il clima che stiamo vivendo. Ritengo che gli oli essenziali siano un ottimo supporto per sostenere la persona anche in momenti di difficoltà e favorire un processo di cambiamento. Insieme cercheremo di capire quali sono gli oli essenziali, le resine, i profumi che in questo momento dell'anno, in questo periodo molto spirituale, ci possono magari acquietare il cuore, la mente, lo spirito e anche aprirci, canalizzarci verso, diciamo, questa spiritualità della quale abbiamo veramente molto bisogno, no? Possiamo fare anche dei piccoli rituali con lei, ce l'aveva fatti vedere l'altra volta, magari sarebbe bello proprio condividerli insieme. E ci darà anche un consiglio, è proprio venuto così prima della trasmissione, un consiglio su degli oli essenziali, delle essenze che possiamo utilizzare magari con un piccolo rituale per dormire, per sognare bene in questo periodo, vero? Esattamente. Ok, anche perché questo sarà l'argomento che tratteremo con l'altro ospite, sempre dedicato comunque alla spiritualità, ma ai sogni o comunque questo periodo che è mistico, che è magico, appunto la nascita di Gesù bambino che è venuto sulla terra, ma anche collegato ai segni zodiacali. Lo faremo in versione un po' antroposofica. Decisamente. Molto particolare, dedicata a Rudolf Steiner, questo grandissimo studioso che aveva proprio già all'inizio del 1900 studiato quanto avviene in questo periodo dell'anno collegato ai mesi e ai segni zodiacali. Lo faremo con il nostro altro ospite che è Giorgio Tarditi Spagnoli. Buonasera e benvenuto qui ai nostri studi. Grazie. Counselor biografico, ma anche libero ricercatore della scienza antroposofica. Mm-hmm. Buonasera e benvenuto ai nostri studi. Buonasera e grazie per avermi invitato qui e sono molto contento di poter condividere con voi questo lavoro sui sogni delle notti sante. Allora, devo dire che io cercando in internet, perché volevo fare una puntata un po' particolare, no, di Laboratorio Salute, un po' spirituale, ho cercato in internet esoterismo natale e mi è uscito la copertina del suo libro, Le 13 notti sante. Mm-hmm. Io non sapevo che fossero 13 le notti. Mm-hmm. Ci può spiegare proprio un pochino? Io pensavo che lei venisse dal mondo, leggendo un po', curiosando su internet, anche sul suo sito,
Ho letto, ho visto delle cose molto particolari, ho fatto fatica a comprendere, quindi le chiederò di essere magari molto semplice, perché certo, gli studi antroposofici vanno veramente in un mondo che è dal concreto fino al più eterico, quindi pensavo che lei avesse fatto tutto il percorso delle scuole steneriane. No. In realtà è un amore che è nato durante l'università. Durante l'università, assolutamente, perché il mio incontro con la scienza dello spirito antroposofica avviene nei primi anni di università a Genova, Scienze Naturali, che è stata appunto la prima facoltà che ho portato avanti negli studi accademici. E ho incontrato un professore, che era professore emerito dell'Università di Genova, Michele Sarà, che era anche il lettore, il conduttore del gruppo di studi antroposofico di Genova, il gruppo San Giorgio all'epoca. Quindi si parla, diciamo, dell'anno 2001-2002. Quindi di conseguenza questo gruppo storico che era condotto da Michele Sarà, io ho scoperto solamente dopo questa sua connessione con la scienza dello spirito. In quanto devo io dire che lei c'è entrato in pieno, però, perché assolutamente, assolutamente. L'ha studiato in maniera davvero, sì, molto approfondita, nonostante la sua giovane età, perché si vede dall'aspetto, ma ha una grandissima preparazione. Allora, veniamo un pochino all'introduzione, proprio in un paio di minuti. Molti di noi sono abituati a leggere questo periodo l'oroscopo, uh-huh, i segni zodiacali, sapere che cosa, uh-huh, ci attenderà nel futuro, il prossimo anno. Tutti abbiamo voglia di un grande cambiamento, sperando che, certo, sia in positivo, perché ne abbiamo veramente necessità, anche se io reputo che questo cambiamento, tutto quello che ci sta succedendo, è per noi una grandissima opportunità, no? Secondo me possiamo non più viverla solo in maniera commerciale, in maniera materiale, ma possiamo veramente trovare lo spirito del Natale in noi stessi, ritrovare questa spiritualità. E forse questi lockdown ce lo consentiranno perché volenti o dolenti ci ritroviamo in mezzo. Quindi veniamo un po' a queste notti sante. Siamo nella notte santa, la prima notte santa. Sì, il tema delle notti sante in un certo senso deriva da lontano, perché Steiner si riallaccia a delle tradizioni antiche che preesistevano ovviamente a quella che è la scienza dello spirito antroposofica. La differenza è che, come dice la parola stessa, l'espressione stessa, scienza dello spirito, Steiner porta un elemento conoscitivo, scientifico, in ambito spirituale. Quindi, essendo un filosofo e avendo fondato un'intera epistemologia, che è la filosofia della libertà, che poi è il suo primo, diciamo, testo fondante di tutta la sua attività, sostanzialmente va a reinterpretare in un modo scientifico e dando delle ragioni profondamente legate all'epistemologia, quindi alla filosofia della conoscenza, ad antiche tradizioni, e in questo caso al fatto che nel periodo che va dall'Avvento fino a tutte poi le notti sante si ha una particolare atmosfera per la quale l'interiorità dell'uomo viene risvegliata in ambo i sensi, in un senso più, potremmo dire oggi psicologicamente, depressivo da un lato, e dall'altro in un senso più intimo. Quindi, siccome fondamentalmente la nostra società in generale, la società occidentale, è fortemente alienata dalla sua dimensione intima e spirituale, quello siamo anestetizzati tutti. Abbiamo bisogno che questo spirito si risvegli. Esattamente, questo risveglio dello spirito noi lo possiamo trovare entrando nella nostra interiorità, specialmente in questo periodo dell'anno, ma con un metodo nuovo. E questo metodo nuovo è un metodo che non tralascia l'aspetto scientifico, l'aspetto di pensiero, perché la società di oggi e l'uomo di oggi è un uomo che parte dalla via del pensiero per arrivare al sentimento e poi alla volontà. Quindi sono i tre aspetti che formano l'umano, l'esperienza umana. Completamente diverso dalla lettura di Paolo Fox con la relativa classifica, eh? Siamo veramente molto lontani, anche se mi diverte, perché magari nell'orario del pranzo mi diverte leggerlo, però qui siamo più su un aspetto veramente scientifico, ma anche spirituale. Allora, avete capito? Facciamo una carrellata veloce di quello che vedremo, perché ci sono tante tabelle molto particolari da commentare, i segni zodiacali, queste sono le settimane dell'Avvento. Poi abbiamo l'albero di Natale, poi lo spieghiamo.
vediamo, tanto per fare la carrellata. I segni zodiacali, poi abbiamo ancora le notti sante, quindi prendete appunti perché vi diremo esattamente cosa fare notte per notte, perché veramente c'è una cosa molto particolare. E poi ci sono tutte queste spiegazioni che vanno dal mondo, diciamo, nel mondo della natura fino ad arrivare al mondo eterico. Quindi vedremo tutte queste cose e le spiegheremo. Mi affascinano tantissimo questi disegni che sono stati fatti da lei, giusto? Sì, sono tutte delle spiegazioni molto particolari che io le guardavo e non capivo, quindi ho proprio necessità di comprendere in maniera molto semplice. Certo. Intanto la ringrazio, veniamo alla dottoressa Perini. Cerchiamo di capire quali sono le resine, gli oli, le essenze, i profumi che in questo momento dell'anno ci possono portare a maggiore serenità, maggiore spiritualità. Mi piaceva riallacciarmi a un paio anche di segni. Anche lei è studiosa steineriana. Anch'io sono studiosa steineriana, sì, sicuramente alle prime armi rispetto al collega, diciamo. Diciamo che se posso dare un piccolo accenno al... Certo. In una conferenza Rudolf Steiner sostiene nel 1929 che le piante funzionano come dei nasi che catturano le energie cosmiche, e attraverso l'energia solare, quindi il calore, che è poi l'elemento, diciamo, generatore di ogni cosa e l'elemento che permette la trasformazione di ogni cosa, regala a noi l'olio essenziale. Quindi l'olio essenziale è, diciamo, la parte più sottile della pianta, è dove viene racchiuso all'interno il suo principio spirituale. Per cui ogni pianta, in base alla forma, in base al colore, in base al nutrimento che ha avuto, ha in sé una particolarità che poi si traduce ovviamente in una frequenza elettromagnetica. Diciamo, a livello scientifico utilizziamo la fisica quantistica, che poi è come dire la vibrazione sottile dell'olio essenziale, che in psicoaromaterapia per me è l'elemento più determinante. Cioè, in psicoaromaterapia utilizziamo le frequenze degli oli essenziali, non solo la biochimica. Quindi mi piaceva riallacciarmi a un paio di simbologie del Natale, una un po' più pagana, diciamo, e una un po' più cristiana, se posso specificare. Diciamo che uno dei simboli del Natale è l'albero di Natale, che risiede nella notte dei tempi. E quindi il pino? L'abete. L'abete. Nasce come abete, sì, noi poi l'abbiamo trasformato anche in pino, ma in realtà l'albero di Natale è un abete rosso, si distingue appunto dal pino perché l'abete ha aghi singoli e più corti, mentre il pino ha aghi a cespuglio e un po' più lunghi. L'abete ha una simbologia che sicuramente si percorrerà per tutta la trasmissione, cioè essendo sempre verde ci ricorda la vita oltre la morte, il principio della rinascita. Poi ricordiamoci che i primi abeti erano adornati di frutti, frutta secca, frutta fresca, di fiori, proprio per buon auspicio e come regalo di abbondanza. Quindi anche questo, l'albero è simbolo di favorire opportunità, favorire soluzioni anche, e poter godere appunto dei frutti della natura. Un ultimo simbolo è un'evoluzione dell'albero di Natale, erano le candeline, no? Che poi si sono trasformate in luci, come l'archetipo della luce che supera le tenebre, con l'avvento anche del Cristo, quindi colui che vince le tenebre. Quindi diciamo questi tre simboli pagani, l'abete, ma anche le molto luci e l'abbondanza, la rinascita e la luce. Simboli che poi troviamo anche a livello cristiano nel presepe, con l'avvento dei re magi,
le spezie, no? L'oro, l'incenso, la mirra, l'oro in simbologia della regalità del Cristo, l'incenso che è simbolo della spiritualità, della capacità di comunicare col divino. Ricordiamoci che i primi incensatori furono gli egiziani, no? Attraverso le fumigazioni, e l'incenso deriva dalla parola acceso, quindi la fumigazione era l'elemento che poteva mettere in contatto l'umano col divino. Quindi le resine, che vedremo tra poco, sono gli elementi più sottili che permettono questa comunicazione dei vari piani spirituali dell'uomo. E la mirra, un'altra resina molto importante, che è segno di guarigione, di cura. Quindi abbiamo molti simboli, abbiamo anche le spezie, che vedremo tra poco, che sono simbolo invece della energia vitale, della capacità del cambiamento. Tipo come, non so, la cannella, i chiodi di garofano, l'anice stellato, sono tutte spezie, esatto, che noi... Esatto, qui la prima miscela è appunto fatta da queste tre spezie. Diciamo che la cannella viene ricordata... Quindi lei oggi ci ha portato tutta una serie di boccettini contenenti, esatto, all'interno... Diciamo i quattro simboli che ho descritto prima, le spezie, che sono il ricordo del calore, del fuoco vitale, dell'energia... Della, che è la prima. La prima. La seconda sono le resine, che sono invece... gli oli essenziali che permettono la comunicazione con il divino, che permettono l'introspezione, che permettono la capacità di entrare in contatto con la parte divina, con la parte spirituale. Poi abbiamo gli agrumi, che sono più simbolo di abbondanza, di fertilità, le esperidi, non si sa se erano arance piuttosto che mele, però sicuramente entrambi sono l'augurio di buon auspicio, del succo della vita, mi viene da dire. E infine ci sono le conifere, che sono appunto l'abete e il pino, che è simbolo della longevità, della forza e della resilienza. Quindi in questo periodo in cui siamo chiamati a sostenere e superare gli ostacoli, sicuramente le conifere sono un grande aiuto per restaurare le energie e permetterci di entrare in contatto con quella che è la nostra forza interiore. Ecco, quindi queste sono diciamo le quattro simbologie che ho voluto portare stasera. Se vogliamo entrare, certo, nel dettaglio... La prima boccetta, se vuole, gliela porgo così sente. Magari la annuso prima io e poi la... che profumo! Magari gliela lascio anche a lui e poi dopo la riportiamo al suo posto. Questa boccetta ha in sé tre spezie, che sono quelle che... C'è dentro sempre olio di jojoba come base? Olio di jojoba come base, perché ci sono varie possibilità di utilizzare gli oli essenziali. Noi possiamo utilizzarli diluiti in olio vegetale, di solito si preferisce l'olio di jojoba perché non irrancidisce e permette alla miscela di rimanere, come dire, non neutra, mutabile nel tempo, esatto, neutra, quindi, ed ha una frequenza che permette di non variare il principio energetico dell'olio essenziale. Qui all'interno abbiamo appunto tre spezie: la cannella, i chiodi di garofano e l'anice stellato. Qual è la simbologia di queste tre spezie? Innanzitutto, quando parliamo di spezie, ci viene in mente un aroma piccante, un aroma caldo. Pensiamo banalmente al vin brûlé, che è fatto di spezie, di chiodi di garofano, di cannella, di anice stellato, qualcuno mette lo zenzero, qualcuno mette il ginepro, ma è appunto, diciamo, racchiude un po' l'energia, il calore che serve per affrontare il freddo della vita, mi viene da dire, no? Quindi la spezia porta calore. Pensiamo alla cannella, uno dei simboli della cannella è la fenice,
Quindi la fenice nella mitologia costruisce il suo nido utilizzando varie rami, tra cui la cannella, e la cannella viene proprio individuata come la fase rubedo dell'alchimista, cioè la trasformazione del metallo in oro, l'ultima fase rossa che permette appunto di trasmutare gli elementi. Infatti l'olio essenziale di cannella si dà in psicoaromaterapia, si suggerisce quando la persona non ha più voglia di vivere, quando la persona è molto affranta, è molto debilitata, proprio perché spinge a agganciarsi ancora con la fiammella vitale che ha la sua interiorità. Quindi venendo a questa miscela di oli essenziali, come possiamo fare? Cioè, quindi mettiamo qualche goccia all'interno dell'olio? Allora, dipende, nel senso che io posso creare una miscela olfattiva. Dipende ovviamente dall'olio essenziale che ho dentro, la quantità dell'olio vegetale dipende dalla famiglia chimica che c'è all'interno dell'olio essenziale. Quando parliamo di spezie parliamo di famiglie chimiche impegnative, perché abbiamo a che fare con aldeidi, abbiamo a che fare con fenoli, e sono due principi biochimici per cui prestare molta attenzione, possono essere sensibilizzanti e dermocaustici, per cui l'olio vegetale in questi casi aumenta, proprio perché permette di ridurre. Quindi qualche goccia, poche? Allora, ad esempio, in questa boccetta qui abbiamo 4 ml di olio vegetale, 4-5 ml di olio vegetale, dentro ci sono una quindicina di gocce di spezie, quindi di quelle che abbiamo menzionato prima. Chiodo di garofano, cannella e anice stellato, è una miscela molto riscaldante, può essere utilizzata appunto come rinvigorente, come energizzante. Può essere spalmata sul corpo, può essere utilizzata come un profumino, ma ovviamente pensiamo alla fragranza che avete sentito. Si utilizza quando si ha bisogno di una carica energetica. Certo. La cannella non va utilizzata a cuor leggero, proprio ma neanche i chiodi di garofano e neanche l'anice stellato. Possiamo dire che sono antibiotici a livello materiale, a livello aromaterapico. Ovviamente non sto suggerendo di utilizzare la cannella come antibiotico, però gli studi scientifici con queste famiglie chimiche ci insegnano che le spezie sono antibiotici, antivirali, quindi sicuramente rubefacenti, quindi sicuramente un massaggio con la cannella deve avere determinate cautele e un senso di poterlo utilizzare. Se io amo la cannella come profumo, utilizzo un agrume, ad esempio, per diluirla tantissimo e potenziare il suo effetto. Se voglio fare un profumino alle spezie che mi ricorda la cannella, utilizzo l'arancio dolce per una miscelazione che ci permette di utilizzare anche solo una goccia di cannella, ma darà un'ottima valenza anche a livello biochimico, nel senso che una goccia è sufficiente per introiettare il messaggio della spezia. Di questo, se io mi spalmo con quest'olio, mi ungo con quest'olio in questi giorni, che effetto mi dà? Sicuramente attivante, sicuramente dà movimento, sera, energia. Sera, mattina? Io consiglio un massaggio serale. Quando sono stanca, quando sono apatica, con scarsa motivazione, mattutino anche, perché mi consente di affrontare meglio la giornata. Ovviamente, ripeto, le spezie si utilizzano quando la persona è molto di energie molto basse. Il collega prima parlava di depressione, parlava di tristezza, di demotivazione. Se ci sono in questo momento tante persone a casa da sole, non saranno molto felici, presumo. Quindi esattamente, diciamo, magari che questo dà quella sensazione di calore, di movimento, di voglia di fare, è la mano che si allunga verso la spinta di reni, possiamo definirla così, ok? La spinta dei reni, quindi, che ci dà la possibilità di reagire agli eventi col calore. Quindi, ok, prossimo
Come si, prossima la prossima miscela? Miscela sono le resine che io amo particolarmente. Quindi abbiamo dentro incenso e mirra. Io poi qua ho aggiunto anche un'altra miscela che è un altro olio essenziale. Quello è il secondo, esatto. Vuole sentirlo? Sì, sì? Certo. Okay. Proviamo. Non possiamo rinunciare. È molto delicata. È molto più delicato, però esatto. Io preferisco il primo. Le dirò anche il perché. Si vede che c'è bisogno di calore. Vediamo gli altri due. Anche questo è un test olfattivo, perché la preferenza rispetto a una miscela piuttosto che a un'altra ci dice anche lo stato della persona in questo momento. Io specifico sempre che non uso protocolli, quindi quando si suggerisce un olio essenziale si tiene conto della situazione della persona in quel momento, del suo bisogno, ma del gradiente olfattivo. Lei dice preferisco la prima piuttosto che la seconda. Che mi è venuta proprio di cuore. Come dire, ho più bisogno di energia piuttosto che di introspezione, perché l'incenso e la mirra sono due resine che, tra l'altro, dicevo, ho inserito anche la copaiba, che è una resina molto interessante. Mai sentita. La sua parola chiave è rimuovere e sanare. E quindi nelle slide non c'è, ma l'ho messa proprio perché io... Copaiba. Copaifera, sì, officinale. E da dove arriva? Dall'America, ma deriva da diverse zone. Diciamo che comunque è una pianta molto interessante. Ricordiamoci che le resine vengono prodotte quando si procurano delle ferite alla pianta, quindi sicuramente la parola di guarigione, di cura è insita nell'utilizzo delle resine. Le resine favoriscono il contatto col divino, che dicevamo prima, attraverso le essenze che emanano, okay? Quindi l'incenso permette di elevare la propria visione interiore verso il lato spirituale. La mirra è la regina della guarigione, praticamente. Anche il mito di Mira ci insegna che guarisce tutto ciò che riguarda il tormento individuale, la bramosia, quindi l'istintualità. Ci corrode dentro, no? Il rimuginare. Sì, l'impulsività, l'istintualità, il fatto di non riuscire a gestire il comportamento, il fatto di non riuscire a stare sulla realtà per quella che è. Quindi le resine sicuramente sono ottime essenze che permettono di acquietare ciò che è il... E come va utilizzato? Mattina, sera, sempre spalmandosi? Allora, per quanto riguarda le resine, io consiglio proprio di fare un profumino con i roll-on, lei ha presente i boccetti, sì, del roll-on, e utilizzarli più volte, soprattutto alle persone che hanno a che fare, gli operatori della salute ad esempio. E dove è messo? Sotto il naso? No, sbagliato. Ma guardi, io preferisco... No. Perché io a volte uso il roll-on, brucia, ma dico, farà più effetto invece. No. Ma no, anche il plesso solare, i punti di impulso. Diciamo, no? I punti della medicina cinese, ad esempio, sicuramente l'inalazione. Lo faccio qui. Esattamente, i polsi. Ombelico, plesso solare, e poi sotto il naso, i chakra, i punti della reflessologia plantare, i punti della reflessologia auricolare, quindi sicuramente se poi amo. Più volte al giorno, quindi. Sì, le resine sì. Diciamo che sono dei sostenitori anche per chi ha delle malattie croniche, che ad esempio sto pensando alle malattie autoimmuni, a malattie importanti, quindi sono sicuramente degli accompagnatori. Prima vi ho accennato la copaiba, che la parola chiave della copaiba è rimuovere e sanare, quindi la capacità di detossificare, che può essere sia a livello fisico che a livello energetico.
L'utilizzo che si fa degli oli essenziali io consiglio sempre di consultarsi con il medico di base, perché ripeto, c'è dentro un principio biochimico ed è importante anche saper scegliere un olio essenziale. Perché non so se però il medico di base riesce. Guardi, io ho scelto nella mia vita proprio di cercare un medico che potesse sintonizzarsi con queste frequenze. Perché c'è? Sì. No, meno male, non faccio nomi, però sì, no, ci sono, c'è, bisogna attivare una ricerca. No, ma confermo anch'io la stessa esperienza, in realtà il mio medico di base è anche omeopata, quindi, e ha studiato medicina cinese, acupuntura, quindi ha anche questa dimensione. Il mio è Ayurveda, cioè ama la medicina ayurvedica, quindi... Medico di base? Sì. Medico di base, sì, tra l'altro vicino a casa, quindi... Beh, anche io sono un po' fortunata, il mio medico di base è di famiglia e anche omeopata, quindi sì, perché ha un'apertura mentale che è sicuramente... Ripeto, l'utilizzo che faccio io è in psicoaromaterapia, sì, quindi il principio chimico non entra direttamente, è vero che entra attraverso l'olfatto e quindi sicuramente entra con il massaggio, non c'è l'assunzione orale dell'olio essenziale, quindi sicuramente lì il dosaggio è sotto la soglia di sicurezza, cioè all'interno quindi di una sicurezza che si può utilizzare. Dottoressa Perini, mi chiamo alla pubblicità, ci dobbiamo lasciare qualche secondo, state con noi perché dopo vediamo gli altri oli, resine e comunque preparati. A tra poco. Bene, tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria, nel frattempo io ho fatto un po' di domande in merito all'assunzione orale degli oli essenziali, dopo vi daremo indicazioni perché anche sto facendo qualche piccolo errore. Allora, veniamo alla coppa ifera che l'abbiamo menzionata prima, facciamola vedere perché nel frattempo l'abbiamo cercata. Questa è la pianta, che sì, è quella che si trova nel preparato di prima, e si vede la resina. La resina, esatto, che viene poi tolta e diciamo estratta con dei solventi naturali, ovviamente anche il solvente che si utilizza ha un suo perché ed è importante che sia biocompatibile, che quindi non sia ad esempio un solvente che possa essere tossico. E questo è sicuramente una delle precauzioni da sapere quando si scelgono gli oli essenziali, perché allora l'aromaterapia è un mondo che si sta veramente divulgando in maniera esponenziale, quindi l'olio essenziale è un elemento che viene utilizzato spesso, a volte sono necessarie alcune conoscenze anche biochimiche per poter utilizzare un olio essenziale. La copaiba in questo caso faccio una premessa, tutte le resine hanno all'interno la famiglia chimica dei sesquiterpeni, che sono appunto i protettori, mi viene da dire, quindi sono sostanze molto dense, appunto le resine sono dense, proprio perché il sesquiterpene ha una molecola molto grossa e sono riparatori, quindi i sesquiterpeni, prima abbiamo parlato di aldeidi, di fenoli, adesso parliamo di sesquiterpeni, sono una famiglia chimica assolutamente tranquilla, che è dermoprotettiva. Prima dicevamo che era dermocaustica la cannella, il sesquiterpene è dermoprotettivo, infatti la mirra la utilizziamo per cicatrizzare le ferite anche dermatologiche e anche le ferite energetiche, mi viene da dire, quindi sicuramente le resine non hanno nessun profilo di rischio, ovviamente l'olio essenziale deve essere estratto secondo l'etica ovviamente naturale dell'aromaterapia. Quindi possiamo passare alla terza boccetta e qui abbiamo gli agrumi, quindi torniamo al simbolo dell'abbondanza. I frutti, che cosa ci ricordano gli agrumi? Gli agrumi ci ricordano l'energia solare pura, no? Perché l'olio essenziale viene catturato nelle scorze degli agrumi, l'olio essenziale viene distillato a freddo, quindi, spremuto a freddo, scusate, quindi è importante mantenerlo in frigorifero perché altrimenti irrancidisce, quindi tutti gli oli essenziali di agrumi vanno conservati in frigorifero. Non lo sapevo neanche questo. Sì, perché ecco, non essendo distillato
filati in corrente di vapore non hanno superato il test del calore, quindi sono proprio spremuti a freddo, quindi l'essenza è ancora più naturale, ok? Però va conservata in frigorifero. Possiamo testarlo? Sicuramente se c'è dentro l'arancio dolce io lo adoro. Quindi c'è limone, c'è mandarino, buono. C'è bergamotto, c'è arancio amaro in questo caso, sì. Il mio preferito è sempre il primo. Rimaniamo. È un'atmosfera olfattiva di Natale, proprio esatto. Dal primo all'ultimo è veramente, si può veramente odorare il Natale. Sì. Diciamo che l'arancio è molto versatile, anche qui parliamo di una famiglia chimica molto semplice che sono i monoterpeni, l'unica accortezza è quella di non come dire, massaggiare l'olio essenziale prima di esporsi al sole, perché ripeto, essendo che l'olio essenziale è contenuto nelle bucce proprio perché attira l'energia solare per maturare il frutto, quindi è carico di energia solare, è carico di vitalità, gli agrumi, se lei associa l'agrume alle relazioni. Su una tavola natalizia l'agrume e la frutta secca non può mancare, esattamente, no? Esattamente, è proprio lo stare insieme agli altri, la socializzazione, il sorriso, la spinta vitale, tutto ciò che è festa sono agrumi, quindi sicuramente è una frequenza molto gioviale, molto per il divertimento, per la socializzazione. E questo quindi possiamo massaggiarlo alla sera? Guardi, l'agrume si può massaggiare, diffondere. Oserei dire che si può bere a litri, proprio perché... Ah, ovviamente, quindi anche in via orale si potrebbe bere? Allora, per quanto riguarda l'assunzione orale, sempre ripeto che bisogna affidarsi a personale medico. Sicuramente quando un olio essenziale certificato in questa maniera, cosa significa certificato? Che ha superato un'analisi gas-cromatografica, quindi ogni ditta seria tra virgolette, perché ci sono delle ditte a conduzione familiare che distillano oli essenziali con assolutamente principi etici, ma non si possono permettere ad esempio economicamente questa analisi, quindi seria tra virgolette, nel senso che comunque forniscono l'elenco delle famiglie chimiche che ci sono all'interno, quindi sentendo ciò che c'è dentro io posso suggerire un olio essenziale, il mio lavoro è di suggerirlo a livello inalatorio, non suggerisco mai un olio essenziale a livello orale perché non è la mia competenza e quindi io su di me posso fare 3 miliardi di esperimenti, i miei figli li fanno con me perché ormai io insomma ho dimestichezza, per cui ritengo di poter utilizzare con sicurezza anche oli essenziali con certi profili di rischio. Ripeto, l'agrume se spremuto con le dovute regole è uno degli oli essenziali più sicuri, insomma, come la lavanda mi viene da dire che sono degli oli essenziali. Quindi lo si può massaggiare, spruzzare in casa, diffondere nell'ambiente, lo si può mettere su un batuffolo di cotone all'interno del cuscino e sicuramente prima di andare a dormire favorisce un sonno ristoratore, combatte l'insonnia. Anche qui mi va di fare una premessa. Quando è che io posso dire che un olio essenziale può essere utile? Quando la persona dice a livello olfattivo mi piace, perché se lo rifiuta non può essere utilizzato in quel momento lì, quindi è importantissimo che la persona si senta, si riconosca e attivi un'intimità, mi viene da dire, con l'olio essenziale, di modo che quello può essere come dire, un messaggero di energia positiva. Ecco, se invece lo rifiuta non ha senso proporre questo olio essenziale. Vediamo l'ultimo preparato che abbiamo l'ultimo qui oggi. Preparato e sono meravigliose conifere, quindi alberi che abete e pino, qua mi sono permessa di mettere anche un'altra conifera. Vediamo che se lui la scopre qual è, si è preparato. No. Buono. Non è molto conosciuta. Buono, sa proprio di foresta. Sì. Di
mi ricorda la tuia. No, però non è tuia. Inizia con la stessa. Con la stessa lettera. Questa lettera consonante, la Tsuga canadensis, che è un alberone fantastico e all'interno. Allora, dove arriva questo olio essenziale? Dal Canada. Ah, quindi l'ha preso in Canada? No, io mi rifornisco da aziende che poi ho testato nel tempo, di cui mi fido, quindi queste aziende si procurano gli oli essenziali, poi io faccio. Dopo mi darà il nome, non facciamo pubblicità. Quindi qui abbiamo l'energia delle conifere che parla di forza e immortalità. Pensiamo proprio al simbolo delle conifere, no? Che si crescono e si slanciano verso il cielo. Devono anche sopravvivere in ambienti che sono freddi, okay, glaciali. E quindi resistere è la loro parola chiave, resilienza, utilissimo ad esempio per l'anziano in questo periodo, è sicuramente questa una miscela che è utilissima per, come dire, centrare la forza e poter resistere a questi ostacoli quando anche siamo costretti a rimanere isolati, quindi le conifere ci insegnano che nascono in gruppo, quindi dà l'idea appunto di poter non sentirsi soli e introiettare in gruppo, sì, nel clan mi viene da dire, no? Quindi ottime in tutti i casi in cui ci sono problemi di insicurezza, problemi di inadeguatezza, quindi di impotenza anche. Pensiamo all'abete siberiano che nasce nella taiga, quindi resiste sicuramente ai grandi freddi e si slancia verso il cielo, quindi la capacità mi viene da dire che è associabile, anche se non è la stessa cosa, al fior di loto che nasce appunto nelle impurità per lanciarsi verso la purezza. Anche questo sicuramente è un simbolo espresso nelle conifere. L'abete, il pino, abete, la parola chiave è energia, viene utilizzato benissimo nelle convalescenze ad esempio per restaurare le energie, quindi sicuramente all'anziano che si sente solo, all'anziano che si sente isolato, all'anziano che non ha energia, preferisco suggerire una conifera piuttosto che una spezia, perché il principio che ci sta all'interno è tutto un altro significato. La spezia è come se io avessi un razzo sotto di me e dà questo slancio. L'abete invece dà la centratura e la solidità, quindi dà la possibilità. Io rimango sempre quella che ho bisogno del razzo. Mentre per lei qual è l'essenza? La cannella a me piace molto. Quindi devo dire anche lei che sì, primo. Però diciamo contemporaneamente anche la quiete della conifera, perché la conifera è persistente, persiste sì, nonostante tutto, no? Esatto. Poi mi veniva in mente anche riguardo all'anzianità, l'antichità, che sono alberi antichi e sono tra i più longevi in assoluto. Esattamente, no? Come le memorie, per esempio, sì, no? Quindi è la memoria e la capacità di tenere insieme la memoria stessa. Sì. Yeah, esattamente. Quindi sono un po' due polarità in un certo senso, no? La forza individuale, volitiva, per esempio della cannella, e dall'altra parte invece questa stabilità, continuità di memoria, di spazio. Molto bello, bello. Che analisi profonda. Bello, quindi questo possiamo sempre massaggiarlo, spruzzarlo? Assolutamente, massaggiarlo, spruzzarlo, diffonderlo nell'ambiente, quindi con il diffusore, è meglio utilizzare il diffusore con le candeline e l'acqua, perché il calore è il miglior veicolo. Sì, esattamente, sì. Quindi sicuramente queste tre si prestano ad un utilizzo abbastanza sicuro. Okay. La prima invece con le spezie ha una sorta di cautela, come dicevamo prima. Profumo? Io ho preparato un profumino, vedete, ecco, tento di svitarlo per farvi vedere. Ah, non è uno spray? Ah. Sì, è uno spray. Ecco, qui c'è una quantità di alcol
Gli oli essenziali poi vengono miscelati nell'alcol e poi viene aggiunta un po' di acqua. Questa è la miscela natalizia, io la spruzzo. Sì, sì, spruzziamo che ne abbiamo bisogno. È fatta di ginepro, è un po' la miscela. Posso sentirla anch'io così? Lo spruzzo qua vicino. Sì, sì, tenga. In alto. Ci inondiamo di... buoni, oh, che buono! Anice, c'è dentro dell'anice? C'è limone, arancio, che buono. Limone, arancio, anice, ginepro, cannella, corteccia e chiodi. Buonissima! Il vin brûlé. Bravissimo! Il vin brûlé. È meraviglioso! Qui c'è il vin brûlé proprio! C'è in effetti il vin brûlé qua dentro. È un ottimo antivirale, antibatterico, se io viaggio, se vado in una stanza d'albergo, se devo andare sul treno piuttosto che sull'autobus, in ufficio, quindi è un piccolo diffusore, un piccolo profumo che è sia ha delle, come dire, indicazioni di... Mi scrivo cosa c'è dentro esattamente, se no devo... cosa c'è dentro? Allora, 15 limone. Limone. 15 arancio. Prendete appunti anche voi, arancio. Poi c'è tre cannelle, no, non è questa, questa è una miscela, è un'altra, questa qua, questa l'ho fatta giusto ieri per noi. E, quindi dicevo. Limone, arancio. 5 ginepro. Ginepro. Tre cannella. Tre cannella. Sì, un chiodo di garofano. Un chiodo di garofano che può essere sostituito con la noce moscata e qui abbiamo il vin brûlé. Uno noce moscata. Ci siamo tutto? Mi pare di sì. Sì, sì, sì. Ma perché questo comunque me lo devo poi fare gliela anch'io. Mando perché ho fatto un post su Instagram su questa miscela proprio. Buonissimo. L'ho chiamata atmosfera natalizia per cui l'atmosfera che è esattamente, proprio atmosfera. Sì. Questa si può anche spruzzare sull'albero di Natale, sulle certo. Pigne, sulle composizioni di pupurri che rimane ovviamente buonissimo. Nel l'altro baci abbracci. Baci abbracci ho una, come dire, una piccola miscelazione fatta con burro di cocco. Non c'è la cannella perché questa qua è più coccolosa di quella miscela lì. Comunque questa è la miscela di dicembre che sicuramente ha a che fare con la voglia di contatto fisico. Posso odorarla? Questa le piacerà sicuramente. Buonissima. Proprio ve ne voglia un po' di mangiarla, un po' di... È cocco, burro di cocco alimentare? Assolutamente burro sì. Burro di cocco alimentare e come si fa a fare allora, la preparazione? Lei vede che è abbastanza solido, a questa temperatura il burro di cocco è solido, quindi si deve sciogliere un attimino a bagnomaria, si versa il burro di cocco nel contenitore e si aggiungono tranquillamente gli oli essenziali. Qui c'è vaniglia, limone e mandarino. È un ottimo, un'ottima miscelazione per la frustrazione, ad esempio. La vaniglia è uno degli oli essenziali che io amo in assoluto, la metto dappertutto, anche coniugata con le spezie, è ottima, molto versatile, e anche con gli agrumi. Quindi è un olio essenziale che riduce l'intolleranza alla frustrazione, ci dà la capacità di sentirci soddisfatti, appagati. Mi vengono in mente le coccole, quindi mandarino poi è uno degli agrumi che ha più la risonanza del contatto fisico, ricorda l'abbraccio della mamma. Infatti quando nasce un bambino si suggerisce di diffondere l'olio essenziale di mandarino per dare il benvenuto al nascituro e per facilitare la comunicazione con la madre sicuramente. Bello. Poi abbiamo tre boccettini che quattro in realtà sono uno... No, questi quattro. Tre sono dei test, ma vedo che... Abbiamo già testato. Avete già testato. Ce n'è uno particolare sulla centratura del cuore? No. Allora, questa è una miscela che sto utilizzando tantissimo con i miei pazienti che in maniera molto generosa si prestano, ovviamente con il loro consenso, a sperimentare. Anch'io mi presto. Ok.
Quindi è una miscela che sto ideando per sostenere la coerenza cardiaca. Che cosa significa? Significa la capacità di poter essere, come dire, rilassati, poter essere, come dire, comunicazione cervello, cuore, intestino, che possa essere, fornire una centratura, la capacità di reagire agli eventi senza reagire impulsivamente, ma con una frequenza che possa essere armonizzante, quindi gliela faccio sentire. Quindi anche questa viene utilizzata come? Questa come esclusivamente come inalazione. Non le piace? Neanche un po'. C'è dentro geranio? No. Io il geranio non lo metto quasi mai. C'è dentro qualche... C'è dentro il neroli. Il? Neroli, fiori d'arancio, che è l'olio essenziale. È un fiore, quindi è sicuramente un olio essenziale impegnativo. E ci sono anche gli agrumi. Che non ho sentito. Perché il neroli ha una valenza più profonda, quindi è un olio essenziale, il neroli è assolutamente un armonizzante di tutto il sistema cardiocircolatorio e utilizzato proprio in tutti, per la prevenzione di tutti i disturbi cardiaci, sicuramente per l'ipertensione, per l'accelerazione cardiaca, per la tachicardia, ma anche per l'ansia, quindi sicuramente è una miscela che è utile più a livello fisiologico. Okay, quindi questa come va presa per la centratura cardiaca? Per la coerenza cardiaca, inalazione, olio essenziale puro, la miscela ma pura. Ma così? Allora, come facciamo le inalazioni per la coerenza cardiaca? Una goccia sul palmo della mano, si sfrega, si attiva il calore e si inala. Il neroli è l'olio essenziale della bellezza. Per qualche secondo o? Per più secondi, assolutamente sì. L'olio essenziale deve far parte di te, poi ovviamente... E quante volte al giorno? Io consiglio di fare delle piccole meditazioni con una frase che consegno alla persona, quindi la persona che desidera armonizzare tutto ciò che è ansia, tutto ciò che è pensiero vorticante, tutto ciò che è impulsività, aggressività, agitazione, irrequietezza, è un'ottima miscela, ma se lei fosse mia paziente non gliela consiglierei perché lei me l'ha rifiutata, quindi ovviamente... Quindi, certo. Una frase quale potrebbe essere? Cioè cambia da persona a persona? Cambia da persona a persona in base a qual è lo spicchio, mi viene da dire, che si va tipo a utilizzare. Tipo qual è una frase che lei utilizza? Può essere, prendiamo gli oli essenziali che ci sono dentro qua, arancio, mandarino, neroli, petit grain. Con responsabilità mi occupo della mia centratura. Quindi lavoro attivamente per la mia centratura. Io sono la mia bellezza. Questo potrebbe essere l'olio essenziale del neroli, perché... Ma mentre mi sfrego o mentre lo respiro? Durante tutto il periodo della meditazione. Cioè, tipo faccio così e quando continuo a pensare o a pronunciare questa frase. Esatto, è un esercizio. Io lo chiamo il rituale olfattivo. Ok, che ho ideato appunto in questi tre step, che è il test olfattivo, lei mi dice di no per cui non gliel'avrei data, l'inalazione della miscela e la formulazione della frase. Ripeto, ognuno ha la sua frase, ognuno ha il suo momento. E tipo invece che io ho scelto il primo, che rituale, che frase potrei pronunciare? Io sono l'abbondanza. Io sono l'abbondanza, sì. Bello. Io sono l'abbondanza. Sì, prosperità, abbondanza, fuoco. Potrebbe essere anche io, ho bisogno di questa cosa qua. Quindi è ovvio che quando faccio l'intenzione non dico la frase ho bisogno, perché l'intenzione mi insegna che l'universo mi dice ok, rimani nel bisogno. Quindi si utilizzano io sempre. Sono. Io sono la prosperità, io sono l'abbondanza, sì. Io sono la mia fiammella vitale. Quindi... Bellissimo. Bene, allora adesso ci dobbiamo lasciare per qualche secondo perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria, grazie di questi preziosi consigli che ci ha dato, magari lo faremo in finale anche un altro sul sonno, sul sogno.
Qualche secondo, state con noi perché subito dopo parliamo dell'altro argomento, appunto dedicato ai segni zodiacali e alle 13 notti sante. Tra poco. Di nuovo in studio, adesso insieme a Giorgio Tarditi Spagnoli parleremo di Avvento, che abbiamo appena concluso, dell'albero di Natale e delle 13 notti sante. Allora, lascio a lei la parola, ci introduca in questo mondo che per me è un mondo davvero esoterico, ma che si avvicina molto alla nostra vita quotidiana. Assolutamente, proprio perché la scienza dello spirito ha come obiettivo quello di restituire una dimensione sacra e devozionale alla vita di tutti i giorni. Quindi in qualsiasi ambito la scienza dello spirito venga applicata, e questa è un'applicazione specifica, è volta a far entrare in contatto l'essere umano con lo spirito nella vita di tutti i giorni. Quindi nell'ambito dell'atmosfera di Natale in particolare, quindi come viviamo il calendario, le sue festività lungo il corso dell'anno, Steiner ci dà un'indicazione sul fatto che la Terra e l'uomo vivono in un continuo inspirare, quindi che dal cosmo va verso il centro, e un espirare che dal centro va verso la periferia cosmica. Quindi quello che accade a Natale noi lo capiamo come movimento polare nell'estate. Nell'estate l'uomo è portato a vivere come in un sogno all'esterno, nella natura. Quindi fondamentalmente l'anima della Terra e dell'uomo, che sono un tutt'uno, sono portate dal centro verso la periferia. Quindi noi ci effondiamo nel cosmo e viviamo, godiamo, diciamo, come un sogno nella natura. Dall'autunno questo movimento da una espansione comincia a diventare una contrazione verso il centro. L'autunno è il periodo, diciamo, di caduta in un certo senso, quindi come le foglie che cadono. L'uomo dal suo stato paradisiaco estivo va verso una nascita più interiore, che passa attraverso questo canale stretto, diciamo, potremmo dire questo grembo autunnale, poi nasce nell'interiorità a Natale e in particolare proprio in tutto il movimento delle 13 notti sante. Questo è legato chiaramente al moto solare. Dal punto di vista fisico, noi passiamo dalla massima luce esteriore, che è all'apice dell'estate, alla minima luce esteriore, che è all'apice dell'inverno. Il 21. Sì, intorno ai due solstizi, diciamo così. Questo movimento, dal punto di vista scientifico-spirituale, noi lo dobbiamo vedere dall'altro lato, cioè dal punto di vista dello spirito, ovvero che quando il sole fisico nell'estate ha la massima intensità, il sole spirituale lo è alla minima. Di conseguenza, d'inverno è il contrario: quando il sole fisico è alla minima luminosità, il sole interiore spirituale è alla massima espressione, la massima luminosità. Quindi in teoria noi in questo momento dovremmo essere un pochino più spirituali, no? Cioè, siamo portati ad essere più intimisti, più spirituali. Allo stesso tempo, siccome la nostra società, l'abbiamo accennato anche prima, è fondamentalmente divorziata dall'idea dello spirito, l'anima si è divorziata, diciamo, dallo spirito, la scienza dello spirito porta questo elemento dello spirito a riavvicinarsi all'anima e insieme a farle vivere nella vita di tutti i giorni nel corpo. Gli diamo un po' di adrenalina, svegliamo un po' questa anima. Risvegliamolo. Questo anima e spirito assopito. Veniamo quindi alle 13 notti sante. Ok. Quindi questo movimento arriva all'avvento. L'avvento è un periodo di preparazione a quelle che poi saranno le notti sante, dove questo sole spirituale brilla più potentemente. Qui c'è una lavagna che ho fatto tempo fa proprio sull'atmosfera di Natale, e si percepisce come il sole venga ricevuto in questo calice che è formato dalla luna, comincia una sua discesa e insieme toccano la terra, dove la terra è il corpo, la luna è l'anima e il sole è lo spirito. Quindi questa atmosfera di unione tra lo spirituale, l'animico e il corporeo. Qui arriviamo poi al tema dell'attesa e dell'avvento. Questa caduta dallo stato paradisiaco è anche la caduta, è il ricordo della cacciata dal paradiso terrestre. Posso far alzare così ci spiega un pochino, certo. Perché sennò... In quest'altra lavagna, che fa parte di un altro ciclo di conferenze, di un seminario proprio sulle 13 notti sante, narravo della cacciata dal paradiso terrestre, quindi che l'uomo non è più parte del fluire dell'albero della vita,
e in qualche modo, mangiando attraverso la tentazione del serpente del frutto dell'albero della conoscenza, ne diventa in qualche modo compartecipe, ma perde la partecipazione nella vita. Questo elemento è lo stesso, questo movimento, è lo stesso che avviene dall'estate in cui noi compartecipiamo della vita degli dèi nella natura, all'inverno in cui noi possiamo conoscere la nostra interiorità. L'antroposofia fa questa operazione, unisce l'albero della vita con l'albero della conoscenza, cioè permette all'uomo di compartecipare tanto dello spirito e della vita spirituale che della conoscenza della vita e dello spirito stesso. Quindi questo sviluppo, che poi vedremo che è il simbolo dell'albero di Natale, da un punto di vista esoterico, che qui in un'altra conferenza facevo vedere anche dal punto di vista cabalistico, sostanzialmente ci racconta del fatto che l'albero della vita e l'albero della conoscenza sono ora uniti in un unico albero, che è l'albero di Natale. Quindi questo aspetto di unione è fondamentale per tutto quanto riguarda questo periodo dell'anno e l'antroposofia in particolare. L'avvento, che possiamo vedere, ecco, queste sono le candele dell'avvento, sostanzialmente è un periodo in cui noi accendiamo la luce nell'oscurità. Quindi nelle 4 settimane noi accendiamo progressivamente 4 candele. Queste 4 candele ci ricordano che i nostri 4 corpi, che Steiner, di cui Steiner parla in moltissime conferenze e libri, che sono sostanzialmente chiamati corpo fisico, corpo vitale o eterico, corpo astrale e l'io, che è il principio spirituale dell'uomo, sono anche le 4 candele dell'avvento, i simboli di questi corpi e di quello che avviene a livello esoterico, quindi a livello interiore di questi corpi, sono rappresentati dalle 4 candele, partendo dalla prima settimana di avvento, che quindi è la candela blu, alla seconda, che è quella rossa, alla terza, che è quella bianca, e alla quarta, che è quella viola. Queste 4 settimane di avvento sono il momento in cui noi sentiamo più da vicino che lo spirito, quindi la nostra interiorità, si risveglia e si ritrova in un mondo che va fondamentalmente non più esteriormente, non ci accoglie più esteriormente con le bellezze, per esempio, della natura. Siamo in inverno, quindi la natura è come se si fosse ritratta in un certo senso, diventa più materiale, più fisica, ma la natura viene ricreata entro l'uomo, entro l'interiorità dell'uomo. Il primo aspetto della natura che viene ricreato è quello del corpo fisico, che è legato al regno minerale. La seconda, quello dell'eterico o corpo vitale, che è legato ai vegetali. La terza, che è il corpo astrale o corpo animico, agli animali. E la quarta settimana di avvento è legata all'umanità vera e propria. Dentro di sé l'uomo, essendo un microcosmo, ha il regno minerale, che è il suo corpo fisico, il regno vegetale, che è l'aspetto vitale della fisiologia, il corpo eterico, l'aspetto animale, che è la sua anima, i sentimenti che porta in sé, le emozioni, e poi l'aspetto dell'autocoscienza, dell'essere un io, che è appunto il principio dell'io. Nelle 4 settimane di avvento noi possiamo immaginare, per esempio, che il presepe, come oltre ad accendere le nostre candele progressivamente, che il presepe si manifesti progressivamente. Prima, quindi, nella prima settimana metteremo gli elementi minerali, quindi le rocce e tutto il paesaggio. Nella seconda settimana noi aggiungeremo il manto vegetale, gli alberi e le piante, nella terza gli animali e nella quarta i personaggi umani. Quindi Ho aggiunto tutto insieme. Questo è quello che si fa. Ma i miei bambini. Chiaramente, questo è, diciamo che noi. Ho già dato anche Gesù bambino, anche se sta. Già in anticipo, ma giustamente come nella nostra, diciamo, tradizione, nell'Immacolata si fa il presepe. È rimasta questa, diciamo, idea di una progressione, per esempio, con lo spostamento del viaggio dei Re Magi, che normalmente si spostano per tutta la casa e si fanno arrivare poi alla nascita di Gesù. Se vogliamo aggiungere un aspetto appunto simbolico anche all'avvento, possiamo andare, oltre che nell'accensione delle candele, nella meditazione delle singole settimane, anche questo aspetto del fatto che non è solo l'uomo che partecipa al Natale, ma è tutta la natura, è tutto il cosmo che partecipa a questo evento di nascita dello spirito nella materia. Quindi
Steiner e tutta la tradizione che poi si è sviluppata dall'impulso di Steiner, perché Steiner chiaramente ha dato impulsi a chi gli rivolgeva delle domande specifiche, entrando sempre molto specificatamente nel dettaglio di quello che veniva chiesto, ma poi ha dato la possibilità di sviluppare delle tradizioni interne. Per esempio, in questo caso viene portata avanti nelle scuole Waldorf, che sono appunto, o scuola steineriana, che è stata fondata dall'impulso pedagogico di Steiner, vengono sviluppate e anche realizzate in un certo senso a seconda delle necessità del contesto in cui ci si ritrova. L'avvento ha quindi come parola chiave quella dell'attesa, l'attesa della nascita, e quindi è una nascita che avviene a tutti i livelli, corporeo, vitale, animico e spirituale. Quando noi giungiamo, diciamo, a questa nascita della natura nell'interiorità dell'uomo, quello che si palesa davanti a noi è l'immagine dell'albero di Natale. L'albero di Natale, come abbiamo detto prima, è un'unione dell'albero della vita e dell'albero della conoscenza. Steiner riporta una bellissima leggenda, che è la leggenda aurea, è contenuta in un testo di Jacopo da Varagine, della quale sostanzialmente racconta come Set, che fu il figlio che fu dato ad Adamo ed Eva dopo Abele, dopo l'uccisione di Abele, è l'unico che riesce a tornare nel paradiso terrestre dell'originaria famiglia umana. Quindi al momento quando Adamo sta male, sta quasi per morire, Set decide di tornare nel paradiso per raccogliere i semi dei frutti dell'albero della vita. Quando arriva alle porte del paradiso, che i cherubini gli aprono la porta di accesso al paradiso terrestre, Set si rende conto che non esistono più due alberi separati, ma ne esiste uno solo, che sono i due alberi intrecciati in una spirale. Su questo albero ci sono dei frutti con tre semi. Questi semi che gli vengono dati dall'Arcangelo Michele sono quelli che lui pianterà nella bocca di Adamo e dalla quale sorgerà quello che è il nostro simbolo dell'albero di Natale. Lo stesso legno che Jacopo da Varagine attribuisce alla vera croce, dove poi verrà crocifisso Gesù Cristo, quindi poi tutti i misteri della morte e della resurrezione nella Pasqua. Quindi il simbolo dell'albero di Natale, che come abbiamo visto prima, viene dato da Steiner con questa associazione di simboli. Ha in sé due nature in un certo senso, e quindi ha in sé una completezza. Sotto ci sono i simboli dei segni zodiacali. Chiaramente questo è il cerchio dello zodiaco e rappresenta in un certo senso la periferia del cosmo. Quindi il fatto che dalla periferia del cosmo, che è lo zodiaco irraggia sulla Terra e la Terra è il suo punto focale. Quindi sono le 12 notti sante. E sono anche le 12 notti sante, chiaramente. Da questo centro, che è sostanzialmente il punto di interesse di ogni spirito dello zodiaco, diciamo ogni segno zodiacale guarda al centro, se vogliamo, è l'albero di Natale in questo caso. Quest'albero di Natale è formato da due elementi principali. Una colonna centrale che, diciamo, come è stato accennato prima, è l'abete, è quell'albero che, avendo un portamento cosiddetto monopodiale, fondamentalmente ha un unico tronco centrale dal quale si diparte una spirale dall'alto verso il basso, e qui lo vediamo rappresentato con questo nastro verde che discende, i rami. Quindi questo è il nostro tronco principale dell'abete. Intorno ci sono due elementi che sono l'alfa e l'omega, che formano come un braccio orizzontale di una croce. Quindi il primo elemento che noi vediamo dell'albero di Natale è questa croce. Questa croce è la croce dei misteri, cosiddetta. Steiner la riconduce addirittura a una tradizione egizia, e poi vediamo perché, e rappresenta i misteri dell'evoluzione dell'umanità. Il quadrato, si parte dal fondo e si arriva in alto, il quadrato rappresenta i quattro corpi che abbiamo visto prima, per esempio nell'avvento, quindi fisico, eterico, astrale e lio. I tre, il triangolo, sono i tre semi che Set trova nel paradiso terrestre, cioè la promessa che l'uomo da questa trasformazione cosciente dei quattro corpi estrarrà questi tre semi spirituali, che sono chiamati anche sé spirituale, spirito vitale e uomo spirito. Quindi la parte corporea dell'uomo e la parte spirituale.
Nell'insieme questa immagine è anche l'immagine archetipica del tempio dell'umanità. Se voi fate caso è come, diciamo, il quadrato con il triangolo è la casetta che disegnano i bambini spontaneamente, no? Ed è lo stesso schema che ha per esempio il tempio greco, in cui il frontone triangolare e la parte, diciamo, del colonnato è da questa dimensione quadrata. Se noi andiamo sopra abbiamo l'alfa e l'omega e questo simbolo particolare. Questo simbolo è il simbolo dei tarocchi e i tarocchi Steiner li chiama il libro di Thoth, che è il libro del dio egizio Mercurio, l'equivalente di Ermete Mercurio. Questo simbolo indica l'inizio e la fine di tutti gli eventi umani biografici, quindi della singola biografia, ma anche della storia del cosmo, della storia terrestre. Quindi di conseguenza, come dicevamo prima, l'albero di Natale ha in sé una croce che è contemporaneamente l'albero della vita da cui l'umanità deriva e l'albero della conoscenza a cui l'uomo arriva. Nei tarocchi questo simbolo è in particolare legato all'appeso, che nei tarocchi rappresenta il crocifisso, quindi la crocifissione, e questa è una croce Tau dove i romani crocifiggevano. Sopra di questo c'è un'altra croce che è sempre una trasformazione dello stesso del Tau, che è chiamata appunto Croce Tau o Tao. Questa croce rappresenta l'originaria religione dell'umanità, quando l'umanità era ancora tutt'uno con gli dèi. E quindi in un certo senso nel Natale noi ci avviciniamo alla possibilità di ritornare tutt'uno con il mondo spirituale, al di sopra del quale sta questa stella che nella tradizione esoterica rappresenta sempre quando rappresentata con la punta centrale verso l'alto, l'uomo nella sua condizione paradisiaca, restaurata al paradiso. Ecco perché su ogni albero di Natale viene messa la stella ed in alto. È il puntale della nostra stella, quindi del nostro albero di Natale. Quindi la stella è il puntale e questa è la struttura base, ma diciamo, dell'albero di Natale. Perché se le notti sono 12, cioè corrispondenti ai segni zodiacali, in realtà 12 più 1 arriviamo alla tredicesima. E la stella? La vedremo, no. È la stella, perché noi dobbiamo immaginare che questa stella è come se fosse al centro. Ah, okay. È anche il sole spirituale che abbiamo accennato prima, il sole sovrasensibile, che è il centro dell'uomo e del cosmo allo stesso tempo. Quindi la terra, così come abbiamo detto prima, che lo zodiaco guarda la terra, gli spiriti dello zodiaco è come se costantemente osservassero la terra, è il loro punto focale. E per loro è già una stella, è una stella in divenire, che è la stella dell'umanità. Inoltre ci sono i simboli dei pianeti, che non formano una croce, ma formano una sorta di sinusoide, una S. Questa S è come il serpente dell'albero del paradiso, ma ricorda quindi l'albero della conoscenza, il cammino della conoscenza attraverso i pianeti, ma questo serpente è un serpente che ormai è stato completamente trasformato, non è più un tentatore, ma è colui che permette un cammino di autoconoscenza. Quindi i pianeti, Saturno, Sole, Luna, Marte, Mercurio, Giove e Venere, conducono lungo questa settimana cosmica, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, all'evoluzione dell'umanità lungo il cammino della conoscenza e non solo il cammino della croce, cioè della vita. Quindi i due alberi sono tutt'uno nell'albero di Natale. Che bello! Quando noi facciamo l'albero di Natale, noi possiamo intendere che le palline che noi mettiamo sono i pianeti che girano intorno a questo centro cosmico che è questo sole spirituale al quale sono attorniati, diciamo, come nella periferia, lo zodiaco. Da oggi guarderò l'albero di Natale in maniera diversa, non solo con... Questo è proprio uno degli effetti che la scienza dello spirito invita a portare all'uomo, cioè guarda, risvegliati e guarda la realtà con nuovi occhi, perché quello che ti accade nella realtà, nella vita di tutti i giorni, è la massima coniugazione dello spirito con la materia e l'anima è il punto focale e mediano, l'io, che permette di collegare corpo e spirito. Quindi è un invito proprio all'entusiasmo che la scienza dello spirito, che Steiner ha sempre portato, no? Quindi questo è, noi guardiamo l'albero di Natale e vediamo un cosmo in miniatura, un modello del cosmo, se vogliamo, e dell'umanità.
Questo appunto il movimento dei pianeti è proprio quello che noi osserviamo se potessimo vedere, per esempio, il fatto che il nostro cosmo si muove non solo le orbite planetarie intorno al Sole, ma anche il fatto che il Sole stesso nel braccio della nostra, sostanzialmente della nostra Via Lattea, si muove e porta con sé i pianeti come se fossero proprio i rami dell'abete che vengono generati dall'apice vegetativo che sta in cima, diciamo, sulla nostra stella e produce la forma stessa dell'abete. Quindi gli antichi, che non avevano certamente un osservatorio... Come facevano a sapere queste cose? Perché avevano una conoscenza immaginativa, cioè loro non avevano una conoscenza razionale come l'abbiamo noi, cioè l'albero della conoscenza, loro lo avevano gustato, diciamo, ma non fino in fondo, e compartecipavano ancora della vita che viveva nella natura e, diciamo, in tutto quello che era l'esperienza umana. Quindi, immaginativamente, in forma di immagini, loro rendevano quello che noi possiamo oggi magari calcolare con un computer. Quindi l'immagine del cosmo loro la rendevano nell'abete. Bellissimo. L'albero di Natale, appunto, le palline, abbiamo citato prima anche le luci, per esempio, dell'albero di Natale, Steiner faceva mettere 33 luci, che all'epoca erano candele. Queste 33 candele sono 30 rosse e 3 bianche, rappresentano i 30 anni della vita di Gesù e i 3 anni della nascita del Cristo in Gesù, quindi dopo l'Epifania. Lo zodiaco quindi rappresenta, e lo vediamo proprio chiaramente, questa immagine, no? Questo cono, rappresenta i limiti nel quale si muove tutto il nostro albero, è, come dire, il limite stesso nel quale tutta la storia dell'uomo e del cosmo avviene. Allora, proprio questa storia del cosmo e dell'uomo si iniziano con questa notte. Esattamente. Con la notte del 24 dicembre. Adesso ci dobbiamo lasciare per qualche istante, abbiamo una pubblicità, ma state con noi perché vi spiegheremo perché ogni notte, da ora fino al giorno della Befana, sono considerate notti sante. E per ogni giorno possiamo fare qualcosa collegati col sonno e anche coi sogni. A tra poco. Di nuovo in studio. Allora, la prima notte santa è tra il 24 e il 25 dicembre e cade proprio oggi. Sì, quindi è il momento, diciamo, iniziale di questo processo di vita, di sogno più intenso delle notti sante. Qui abbiamo la sequenza delle notti sante e abbiamo in realtà due sequenze simboliche che poi andremo a vedere. Importante capire che nella sequenza che andremo a vedere prima, che è quella di Herbert Hahn, che è stato un discepolo esoterico diretto di Steiner, fondamentalmente le notti sante rappresentano, come nell'antichità, la possibilità di prevedere profeticamente attraverso i sogni premonitori di ogni notte santa come andrà l'anno successivo. E quindi, in un certo senso, non tanto per, diciamo, anche per prepararsi, ma soprattutto per vivere più intensamente l'anno a venire. Quindi se io faccio un sogno la notte tra il 24 e il 25 questa notte, alla mattina quando mi risveglio, magari me lo segno, sennò poi me lo dimentico, fate un fogliettino, segnatevi i 12 sogni di ogni notte, corrisponderà a... gennaio. Al gennaio, esatto, dall'Epifania in poi, quindi fondamentalmente questo, le 13 notti sante. Quindi dobbiamo... 25, 26 febbraio, 26, 27 e così marzo, via, tutto l'anno fino a dicembre. Quindi ogni sogno corrisponde a un mese. A un mese dell'anno successivo, quindi però dall'Epifania in poi, proprio perché le 13 notti sante, dal punto di vista esclusivamente proprio del calendario, sono lo scarto tra l'anno solare e l'anno lunare. Quindi di conseguenza è un non tempo di fatto, cioè è quel periodo dell'anno in cui da un lato abbiamo sia il Sole che la Luna, l'abbiamo visto prima per esempio simbolicamente in quella immagine sull'atmosfera di Natale, il Sole che entra in questo calice lunare, ma allo stesso tempo è qualche cosa che porta, che indica che l'uomo deve cercare una nuova dimensione che non è più il tempo esteriore ma è un tempo interiore, devozionale. Fondamentalmente devozionale. Nella prima notte santa noi al tramonto
possiamo potenziare la possibilità, rendere più intensa la possibilità di sognare durante la stessa notte, ovvero di ricordarci il sogno, perché poi noi sogniamo tutte le notti di fatto, attraverso una meditazione. Quindi abbiamo acceso le candele dell'Avvento progressivamente lungo l'Avvento. Questa sera noi accenderemo una candela, che può essere una candela bianca per esempio, o una candela viola, che è l'ultima della quarta di Avvento, e accendiamo una luce nell'oscurità così facendo. Ci raccogliamo interiormente, quindi facciamo sì che il nostro corpo sia più a suo agio possibile, in modo in qualche modo da neutralizzarsi nelle sue richieste, e si medita su il segno zodiacale e eventualmente anche sulle indicazioni che Steiner stesso ha dato riguardo a quella particolare notte santa, per poter potenziare, per poter portare una maggiore coscienza nella vita di sogno. Si annota chiaramente il sogno, e questo si dovrà porre in relazione con quello che accadrà durante il mese di gennaio, per esempio nella prima notte santa. La vigilia di Natale è particolare in quanto chiaramente è il momento, rappresenta quel momento in cui fondamentalmente si passa dall'antico, dalla Genesi, quindi dall'Antico Testamento, a poi il Nuovo Testamento. Quindi in particolare si pone in relazione a Adamo ed Eva da un lato. Infatti la vigilia di Natale è Santo Adamo e Santa Eva, quindi anche nella tradizione, e poi il Natale con il fatto che Gesù nascendo rettifica, riporta l'umanità alla possibilità di unirsi al divino che avevano perso Adamo ed Eva mangiando del frutto dell'albero della conoscenza. Quindi la prima notte, che dal punto di vista di questa previsione dell'anno associata al Capricorno, è la notte che dà l'inizio, è come se fosse uno scatto. Il Capricorno per esempio è legato alle articolazioni, quindi in un certo senso è il nostro cominciare il cammino interiore nelle notti sante. La seconda notte santa, che quindi sarà quella tra il 25 e il 26, è chiamata appunto la notte, se vogliamo, la notte che riguarda il giorno di Natale, ed è la notte di Giovanni. Giovanni inteso sia come Giovanni Battista che l'Evangelista. Il Battista, come abbiamo accennato prima, è la fine dell'Antico Testamento, mentre l'Evangelista è colui che porta il messaggio, appunto il Vangelo, del Nuovo Testamento. Quindi è in certo senso la porta che si spalanca davanti a noi. Viene chiamata infatti anche porta del Battista, che sarebbe fondamentalmente quella della nascita nell'incarnazione, e la porta dell'Evangelista, che è la nascita nello Spirito. Quindi l'Acquario, che è chiaramente riferito al battezzatore, quindi al Battista, che è colui che fondamentalmente versa le acque, è associato alla notte, alla seconda notte santa e al mese di febbraio. Quindi quella notte lì dovrò pensare a San Giovanni o dovrò pensare al segno dell'Acquario? Ci sono tanti rimandi simbolici, io di questo ho parlato per esempio nel mio libro sulle 13 notti sante. Le possibilità sono tante. L'indicazione di Steiner è molto sintetica e in un certo senso raggruppa tanti punti di vista simbolici. Ognuno trova una sua narrazione entro le notti sante, ma questa simbologia, diciamo, queste possibilità devono essere considerate delle porte per entrare nell'atmosfera devozionale di quella notte santa. Quindi magari noi riusciamo a fare dei collegamenti tra tutti gli aspetti, oppure solo quello che in quel momento ci è più affine. L'importante è disporsi devozionalmente verso quella notte santa e il suo significato. Successivamente a questo momento, che appunto entriamo effettivamente nel vivo delle notti sante, quindi in un certo senso dobbiamo immaginare che il sole stia girando tanto da diventare sempre più forte da un punto di vista esteriore, quindi è come se facesse un nodo in un certo senso e poi fuoriuscisse come sole fisico. Ci sono tre gruppi di tre notti, che sono le notti del Giglio Bianco, le notti della Spada, le notti della Corona. Queste tre notti fondamentalmente sono... Sono più di tre notti, cioè sono queste, tre gruppi... Sono gruppi di tre gruppi di tre notti. Nove notti. Sì, nove. Questi tre gruppi formano fondamentalmente tre strumenti di colui che
vuole meditare, vuole entrare profondamente nella dimensione di vita devozionale delle notti sante. Il giglio bianco, quindi, rappresenta il macrocosmo. Il giglio è un fiore a 6 petali, quindi ha una simmetria esamera. Questa simmetria rappresenta la stella del macrocosmo, che è l'esagramma. Queste prime tre notti mettono l'uomo in comunicazione più profonda con quello che è la dimensione cosmica, quindi l'uomo si confronta con qualcosa di più grande di lui, non è più un fatto solamente intimo, ma diventa un riflesso nel macrocosmo. La spada è un invito a prendere la propria volontà, quindi le tre notti della spada saranno quelli di formazione della nostra spada dell'interiorità, e la corona sarà il momento in cui noi siamo incoronati effettivamente come perfettamente padroni di noi stessi, quindi del nostro, prima si è parlato per esempio di questo essere nel proprio cuore, nella capacità di stare in un proprio centro, e questa è proprio la corona. Se le vediamo appunto più specificatamente, entriamo quindi dall'acquario, entriamo nei pesci. L'atmosfera, che appunto della terza notte santa, che è quella dei pesci, è un'atmosfera che è legata a tutto quello che i pesci rappresentano. I pesci sono il contatto con la terra, nel senso che nell'uomo cosmico rappresentano i piedi. Quindi di conseguenza, quando noi entriamo in questa atmosfera dei pesci, che il Cristo stesso viene detto il pesce, è colui che entra in contatto, o dovrebbe entrare in contatto, con l'umiltà. Quindi, di fatto, questo movimento di entrare in contatto col macrocosmo ci pone in una condizione di umiltà, prima di tutto. Poi dobbiamo farli scorrere velocemente, sì. Poi abbiamo l'ariete. L'ariete, che rappresenta la capacità di sacrificarsi, quindi l'agnello sacrificale, e quindi è anche il fuoco del sacrificio. Il toro, che ha la capacità allo stesso tempo, quindi di converso, che attraverso il sacrificio noi creiamo qualche cosa. Quindi il toro nell'antichità veniva sacrificato per rendere i campi fertili. Quindi questo sacrificio del toro, e il toro è legato all'arare il campo, è al contempo la capacità di dare qualche cosa di sé, sacrificarlo, e nel farlo renderlo sacro. Entriamo poi nelle tre notti della spada con gemelli, cancro e leone, e qui entriamo in una dimensione, per esempio dei gemelli, di unione, un'unione tra il divino e l'umano. Qui ci si riferisce per esempio a Castore e Polluce, che sono i Dioscuri, i figli di Leda, di cui uno è mortale e uno è immortale. La natura dell'uomo è duplice, un corpo mortale, uno spirito immortale e un'anima che fa da nesso tra i due. Il cancro, che rappresenta appunto questo movimento, come il segno stesso di unione tra questi due aspetti, e il leone, il cuore. Chiedo alla telecamera se si può spostare dall'altra parte, così riprendiamo bene. Sì. Quindi il leone, che rappresenta le forze del cuore, del coraggio, è associato ovviamente in questo caso al cuore delle notti sante, che è proprio il passaggio 31-1, quindi dal fine di dicembre al gennaio con l'anno nuovo. Tutti i sacrifici avvengono partendo dal cuore, e il leone rappresenta proprio questo, il cuore. Si passa poi alle tre notti della corona, dove l'uomo in un certo senso raggiunge il coronamento di questo processo di vita interiore. Ma nel momento in cui passa dalla Vergine alla Bilancia allo Scorpione, scopre che questa corona che indossa fondamentalmente deve essere deposta. La corona che noi stessi abbiamo deciso di formare e di indossare trova il suo compimento quando la corona viene deposta ai piedi del divino, Steiner ci indica. Cioè il fatto che l'uomo riconosce come, partendo da un cammino di umiltà, come seppure può fare tanto partendo dal basso per raggiungere l'alto, il divino, è anche il divino che costantemente cerca di raggiungere l'umanità. Quindi la corona in realtà è più qualcosa che appartiene al mondo divino che a quello umano, viene data e si viene incoronati. Nella notte dello Scorpione in particolare si ha l'incontro cosiddetto col guardiano della soglia, ovvero si arriva al culmine del nostro incontro con i nostri difetti.
aperti, quindi anche saperli accettare, riconoscerli, accettare e non proiettarli sull'altro. E poi si entra nella notte della grazia, che è la dodicesima notte santa, che è associata al Sagittario, che indica la meta, cioè il fatto che noi entriamo in un nuovo anno e abbiamo, attraverso questo lavoro interiore, posto un seme, il quale è al contempo la freccia del Sagittario, è quella meta e quel percorso che la freccia compie lungo il corso dell'anno che viene. La tredicesima notte santa, che in un certo senso riassume tutte le altre, è collegata all'Epifania ed è il sole spirituale, l'abbiamo accennato prima nell'albero di Natale, al centro dello zodiaco. Quindi ogni notte santa è una possibilità di lavoro interiore nella notte santa stessa e nel mese corrispondente. Venendo al concreto, per fare poi questo lavoro durante l'anno, se io la prima notte del 24 al 25, questa notte sogno, per esempio, non so, un lavoro nuovo, o sogno di sposarmi, o sogno, non so, di fare una bellissima vacanza, cosa significa per il mese di gennaio, dal 7 in poi, dall'Epifania in poi? Allora, intanto, come posso lavorarci? Inizialmente i sogni sostanzialmente saranno più vividi durante le notti sante, perché in generale lo sono durante l'inverno, proprio per questo entrare dentro, no, di questa luce esteriore che è diminuita, ma spesso si presentano in forma simbolica, chiaramente. Non tutti i sogni hanno, diciamo, la stessa intensità simbolica, diciamo così. Nel momento in cui noi andiamo a sognare qualche cosa nelle notti sante, noi dobbiamo tenere presente che i simboli che noi andiamo a sognare, a vivere nel sogno, sono da un lato in rapporto a quanto abbiamo vissuto devozionalmente della notte santa e dall'altro il fatto che noi andiamo a vivere questo simbolo come evento di vita nel mese corrispondente. Quindi noi ci prepariamo ad accogliere il fatto che quanto ci è dato fa parte di un disegno nel quale noi ci muoviamo e nel quale noi agiamo da protagonisti. A lei, per esempio, ha corrisposto, l'avrà fatto, no? Ci sono state delle corrispondenze. Tipo, che simbolo ha sognato? Se ne ricorda uno particolare? Allora, ci sono state delle corrispondenze molto interessanti. Il fatto è che spesso, e questo è diciamo un aspetto generale, il simbolo sognato a tutta prima rimanda a un significato. Nel momento in cui viviamo quell'esperienza e riconosciamo che in un certo senso quello che avevamo interpretato da noi stessi aveva a che fare, ma era troppo generico. Quando lo viviamo noi ci rendiamo conto che effettivamente voleva essere quello. E tipo quest'anno le viene in mente... Allora, quello che per esempio a me è accaduto è che nel momento soprattutto del passaggio tra il San Silvestro e Capodanno, in quel momento c'è la possibilità di la famosa formulazione del desiderio, no? Quindi di conseguenza è la possibilità di connettersi a questa dimensione di realizzazione di qualche cosa che ci può portare sull'evoluzione. Io ricordo che quando ho scritto, quindi era nel 2017, quindi ho scritto il libro subito dopo, fondamentalmente io mi ero promesso, diciamo, di portare questo messaggio delle notti sante il più possibile, perché la trovavo una possibilità veramente potente di entrare in contatto con lo spirituale nella vita di tutti i giorni. Da quel momento quello è diventato uno degli argomenti che mi sono stati richiesti di più e ovviamente quel momento in cui mi è stato richiesto in particolare, come dire, la richiesta arrivata dal mondo, corrispondeva esattamente al passaggio tra, diciamo, la nostra notte di Capodanno, quindi nell'estate, quindi agosto, per poi passare a settembre. Quindi è stato molto interessante questo movimento. L'ha ritrovato nelle... Allora, molti li ho ritrovati. A volte veramente, come dire, si può far fatica. Bisogna saperli leggere, o comunque stare attenti a ciò che accade, non vivere così tanto per vivere, ma cercando di essere connessi. Abbiamo proprio qualche minuto a disposizione, c'è un'altra tabella molto particolare, sempre collegata
ai pianeti e anche ai segni zodiacali? Sì, se noi guardiamo le notti sante come due grandi movimenti, quindi vediamo la prima parte delle notti sante che conducono a quello che è il Capodanno, diciamo, e poi quelle da Capodanno verso l'Epifania. Fondamentalmente qui si conclude l'anno passato e qui comincia il nuovo anno. Questi due movimenti, che sono appunto, noi li possiamo immaginare come due spirali che entrano una nell'altra, quindi l'anno passato in quello nuovo, quello che accade è che noi è come se andassimo verso il macrocosmo inizialmente, quindi noi ci stacchiamo dalla Terra e andiamo a vivere una dimensione planetaria, quindi qui abbiamo visto l'esagramma dei pianeti, come anche nell'albero di Natale. Nel momento in cui noi abbiamo l'espressione di un desiderio e quindi di qualche cosa che noi vogliamo fare per la nostra evoluzione, che è anche l'evoluzione dell'umanità, noi siamo chiamati a ritornare, a realizzarlo nella sfera terrestre. E quindi la stella dell'uomo, la stella che è anche quindi la stella della Terra, l'abbiamo visto prima, è la possibilità di portare un desiderio, cioè un'espressione, no? Che deriva dalle stelle, quindi dallo zodiaco, nella sfera terrestre. Quindi qualcosa che dalle stelle direttamente congiunge l'uomo e la Terra. Quindi queste due stelle si possono formare simbolicamente nella prima metà delle notti sante fino alla notte di San Silvestro e dalla notte di San Silvestro verso l'Epifania. Quindi sono gli ultimi due aspetti simbolici che possiamo vedere nelle notti sante. Poi chiaramente ci sono altre associazioni che noi possiamo fare, che poi nel libro sono assolutamente raccontate nei dettagli, diciamo, più specifici. C'è un'altra tabella, se non ricordo male. Ecco, qui abbiamo una bellissima immagine delle 12 notti sante più la tredicesima, diciamo che è stata posta simbolicamente al centro. Tra l'altro queste schematiche sono fatte da un carissimo amico, Antonio Passarelli, che si sta dedicando... Esempio, sono Cancro, sto guardando, è la notte dal 30 al 31 dicembre, il mese è luglio, serpente sì. Del... Allora, lei sta guardando Cancro, a quindi destra. Qui, sì. Qui. Serpente. Sostanzialmente qui è stato messo la notte santa, il segno zodiacale, il mese corrispondente della previsione della notte santa, il simbolo che è il serpente all'elsa della spada, abbiamo detto che qui cominciamo a formare la nostra spada della volontà e fondamentalmente quello che è il mistero così chiamato, che quindi ha a che fare con il dominio dell'anima, quindi il serpente che viene redento. Sandra invece del mese di? Scorpione. Sono. Quindi quale giorno è il Scorpione? Andiamo a vederlo. È nella notte del... Sostanzialmente è la notte del 3-4 gennaio, Scorpione che corrisponde a novembre, l'incontro col Guardiano della Soglia, l'abbiamo detto prima, e il mistero è il Castello del Graal. Questa tabella, cioè, cosa ci può servire per capire che cosa? Questa tabella è in sostanza un altro modo più visuale, più visivo, per immaginare da un lato i segni zodiacali così come sulle indicazioni date da Steiner. Ognuna di queste immagini e colore è stato dato da Steiner. E allo stesso tempo un riassunto dei significati simbolici dati da Steiner stesso a Herbert Hahn durante le notti sante. Quindi è come dire, una volta fatto il lavoro o mentre lo si sta facendo, focalizzarsi solo sugli aspetti principali. Come dicevo prima, non c'è un solo modo, ma ogni singolo simbolo e immagine è una porta verso quella notte santa. Sarebbe interessante, visto che c'è stato il lockdown a marzo appunto di quest'anno, capire cosa hanno sognato nella terza notte santa del Natale precedente. Chissà qual è stata la coscienza collettiva, perché poi probabilmente... Se tutti abbiamo più o meno sognato qualcosa, abbiamo poi creato quello che è successo, certo. No? Che poi più la visione, non tanto quella della prima tabella, ma Prokofiev, ma è l'altra visione, quella più collettiva. Esattamente. No? Infatti prima abbiamo visto nelle notti sante perché che c'erano due... la coscienza collettiva. Due dimensioni. Ecco, la seconda, che questa è più temporale, quindi è più vicina all'uomo, è quella data da Herbert Hahn. Prokofiev, che è stato un altro antroposofo molto più recente, scomparso poco tempo fa, Prokofiev ha
visto le notti sante dal punto di vista del cosiddetto Adamo zodiacale, cioè il fatto che i segni zodiacali sono associati all'uomo nella sua costituzione archetipica. Quindi abbiamo detto per esempio che i pesci rappresentano i piedi e salendo verso l'ariete noi saliamo nella costituzione dell'uomo dai piedi verso l'ariete che è la fronte. Quindi in un certo senso qui abbiamo in Han, nella serie di Herbert Han, il tempo, quindi qualcosa più vicino alla nostra dimensione quotidiana della vita di tutti i giorni. In quella di Prokofiev una dimensione cosmica, nel quale noi vediamo appunto una dimensione collettiva Chissà, dell'uomo. Chissà, sarei proprio curiosa, cerchiamo di segnarci tutti cosa sogniamo, così vediamo cosa produrrà la nostra coscienza collettiva. Ultima battuta di riflessione, che cosa possiamo dire a chi ci sta seguendo? Un consiglio, una preghiera, una frase di Steiner, una frase tua, che cosa ti senti di dire? Il consiglio è veramente accendere una luce nell'oscurità e rendere l'oscurità la nuova luce, illuminandola. Quindi di conseguenza l'invito è vivere con entusiasmo questa fiamma interiore, coltivarla e farla irradiare nel mondo. Queste notti sante sono un modo per portare, come hai citato prima, l'uomo in connessione col divino, risvegliato al divino, ma il divino è nella vita di tutti i giorni, quindi questa luce nell'oscurità accendiamola e questo Natale sicuramente trasformerà il nostro modo di vedere l'anno successivo. Quindi se non l'avete fatto ad inizio trasmissione accendete adesso una candela in questo momento, concentratevi su quello che state facendo e accogliete appunto l'arrivo di Gesù all'interno delle nostre case e dei nostri cuori. C'è la parte quella del sogno e mi piacerebbe chiedere a Sandra se ci può dire come possiamo approcciarci questa notte nel momento in cui andremo a letto e far sì che magari connettendoci con quello che ci ha detto appunto l'ospite e con l'ausilio magari degli oli essenziali, non so se qualcuno ce li avrà a casa, però magari lo potranno fare dalle prossime notti, o una frase o qualcosa per far sì che questi sogni di queste 13 notti siano sogni comunque chiari, lucidi, vividi. Prendendo spunto da quello che ha detto il collega, ho pensato a tre oli essenziali che sono simbolo appunto di queste notti, di come ha narrato lui. La salvia sclarea, che è vederci chiaro proprio, che è un olio essenziale che aiuta a comprendere il simbolo che sta all'interno dei sogni. L'incenso, che ci permette di connetterci col divino, e la rosa, che è il simbolo appunto del divino, quindi del nascituro, del Cristo. Quindi questi tre oli essenziali miscelati insieme sicuramente ci possono dare un contributo alla luce che rischiara nelle tenebre, quindi salvia sclarea, incenso e rosa è un'ottima miscela per connetterci sempre di più con la nostra profondità e vedere effettivamente che cosa c'è dietro il nostro sogno. Una frase, un rituale? Io sono in connessione con il mio io. Quindi va ripetuta più volte, sì, magari andando a letto. Esattamente, sì. Ecco, se non abbiamo è un mantra, diciamo, di... Però magari sì, anche solo pensando a questi fiori, no? Esattamente, sì, vederci chiaro, che è la salvia sclarea, purificazione, che è l'incenso, e l'amore divino, l'amore cristico, che è la rosa. Bene, io vi ringrazio entrambi per essere stati ospiti nei nostri studi, ringrazio anche a voi e spero veramente con tutto il mio cuore che possiate passare un sereno Natale, passiate veramente questa notte ritrovando appunto il vostro interiore, il vostro amore più profondo. Grazie ancora, vi ricordo che potete rivedere questa puntata sul nostro sito internet, sul nostro canale YouTube e ovviamente vi auguro un buon Natale, buone feste. Grazie.